lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi finalmente affrontiamo un argomento che volevo veramente affrontare da una vita e sto parlando di libri al cinema. Se mi seguite da un bel po' di tempo sapete che io sono una grandissima appassionata di cinema, sono laureata in critica cinematografica e che sì, nutro un amore infinito per i libri, però nutro anche un amore infinito per i film. E spesso e volentieri libri e film si mescolano insieme per creare qualcosa di bellissimo o qualcosa di disastroso. Personalmente non faccio assolutamente parte della fazione di quelli che a prescindere dicono il libro era meglio. Io sono veramente felicissima di vivere in un'epoca in cui una storia si può declinare in così tanti aspetti. Cioè, ne possiamo avere un libro, un fumetto, un albo illustrato, e poi possiamo avere il film, la serie tv, il videogioco, l'opera teatrale, possiamo avere la canzone, possiamo avere di tutto, della stessa storia, dello stesso nucleo, degli stessi personaggi. Noi possiamo fare quello che ci pare oggigiorno. Indubbiamente una storia si declinerà meglio su una piattaforma piuttosto che su un'altra, è abbastanza improbabile che tutto esca bene, tutto esca alla perfezione, ma il fatto che attraverso questa ramificazione si possono raggiungere più target, per cui la stessa storia si può creare per una persona adulta, per un bambino piccolo, si possono raggiungere diverse audience, perché magari io guardo tantissimi film ma non leggo nessun libro, per cui mi posso godere la storia. Insomma, io personalmente lo trovo meraviglioso e prima di dire è meglio il libro, è meglio il film, sono una di quelle persone disposte a guardare tutto e poi a decidere dopo. In questo video qui quindi non so ancora se sarà una serie, fatemi sapere nei commenti se siete interessati a vedere altri video come questo qui. Vi parlerò di 5 trasposizioni cinematografiche, ovviamente di libri, che io personalmente adoro. Il primo film del quale voglio parlare oggi è un film al quale io sono super affezionata ed è tratto da un libro che non mi è piaciuto per niente, ma adesso ci arriviamo. Sto parlando di Il diario di Bridget Jones. Questo qui è il primo film della trilogia, penso che al momento siano solo 3 film, non so se ne vogliono trarre altri, ma spero, vabbè, ci arriviamo alla schifezza, che sono i seguiti, ed è appunto tratto dal romanzo, dall'omonimo romanzo di Helen Fielding. Helen Fielding intendeva Il diario di Bridget Jones come un retelling di Orgoglio e Pregiudizio. Se mi seguite sapete che io e i retelling viviamo non su pianeti, su sistemi solari diversi. Io credo che Helen Fielding, a prescindere dal fatto che il libro non mi è piaciuto, non l'ho nemmeno finito, un giorno lo finirò, trovo che Helen Fielding abbia fatto un lavoro di retelling straordinario, perché indubbiamente la struttura di base, proprio lo scheletro finissimo della storia è quello di Orgoglio e Pregiudizio, ma a meno che tu non ci stai attento, e io per tanti anni ho guardato il diario di Bridget Jones senza avere la minima idea che fosse un retelling di Orgoglio e Pregiudizio, per cui se non lo sai, se non ci stai attento alla seconda, terza volta che lo guardi, allora lì vedi Orgoglio e Pregiudizio. Il film è uno dei grandi film della mia vita. Io ho visto per la prima volta Il diario di Bridget Jones quando ero ragazzina, cioè vi parlo proprio di quell'età in cui non hai ancora cominciato ad avere le tue storie d'amore, almeno quelle vere, per cui qualunque storia d'amore costruita bene diventa la storia d'amore della tua vita, nel senso quando tu come giovane donna, come giovane uomo, come giovane qualunque, riesci a immedesimarti perfettamente nel protagonista alla ricerca d'amore che lo trova nella maniera in cui lo vorresti trovare tu. Io quando ero ragazzina vivevo per essere Bridget e vivevo per Mark Darcy. Quando poi mi sono resa conto che Mark Darcy e Mr. Darcy di Orgoglio e Pregiudizio erano praticamente la stessa persona, tra l'altro sempre con quell'inferno di mezzo, è stato uno dei grandi momenti di epifania della mia vita, lo ricordo perfettamente. In ogni caso, io trovo sia un grande film a prescindere dal suo genere, nel senso, se solitamente storcete il naso di fronte alle commedie romantiche, non storcetelo, raddrizzatevelo e guardate Il diario di Bridget Jones, perché è veramente divertente, pungente, è un film, una commedia romantica, per carità di Dio, fatta benissimo. Unica cosa, non sto apprezzando particolarmente i seguiti, nel senso, il secondo va bene, è uscito, divertente, assolutamente non divertente quanto il primo, ma ci sta. Il terzo è una grandissima schifezza, io capisco che Helen Fielding serve il denaro, che serve a tutti noi per vivere, però tendo a far finta che il terzo non esista, che il secondo semi esista e vivo per lui. Al secondo posto un film e un libro che io non semplicemente adoro, io vivo per loro. E al contrario di Il diario di Bridget Jones, non so veramente se sia più bello il film o più bello il libro. E sto parlando del libro che è Matilde di Roald Dahl e ovviamente il film, la locandina qui perché purtroppo ancora non ho il DVD,
Matilda, sei mitica. Tra l'altro sono andata a riguardarmi precisamente il titolo per questo film, per questo video, scusatemi, perché io l'ho sempre chiamato Matilda. Il film è Matilda, sei mitica, proprio con il 6, cioè in pieno stile anni 90. Bellissimo. Infatti è un film del 1996. E io tra l'altro ho visto prima il film e poi ho letto il libro. Questo qui l'ho letto, guardate, l'anno scorso, 2 anni fa, comunque super di recente, indubbiamente nella mia vita. Mi sarò ritrovata a leggere Matilda da qualche parte, sul libro di testo, magari in biblioteca, però effettivamente non ne avevo una copia, questo qui l'ho comprato un paio d'anni fa. L'ho letto, sono una grande fan di Roald Dahl, lo amo, semplicemente lo amo. Perché è importantissimo, oltre a leggere Matilda, perché questo video qui non è sui libri, per cui forse lo dovrò mettere giù. Perché è importantissimo guardare Matilda semitica e perché è una grande trasposizione cinematografica. Matilde è una storia molto importante, con un messaggio importantissimo da guardare se siete piccoli, se avete la mia età, se siete dei novantenni, perché promuove un'idea di lettura come salvezza di vita che non esista da nessun'altra parte, nel senso quando tu sei bambino o in generale nella tua vita, dipende poi ovviamente dal contesto in cui vivi, spesso e volentieri leggere è visto come qualcosa di brutto, nel senso qualcosa che non fa figo, specialmente da bambini, io lo so bene perché da bambina leggevo tanto e vi assicuro che per i miei compagni non faceva figo questa cosa. Per cui avere un film così bello, divertente, io ricordo che da bambina l'avrò visto 50 volte Matilda, ma non solo io che amavo la lettura, anche tutti i miei amici e compagni che non leggevano manco sotto tortura adoravano Matilda sei mitica. Per cui l'idea di avere un'eroina che ok ha i poteri magici e tutto, però agisce attraverso l'amore per la conoscenza, è qualcosa di magnifico. Io trovo che il film abbia un punto in più che il libro non ha. Allora, il libro ha tanti punti in più, innanzitutto il fatto che trovo la storia meglio strutturata. All'interno del libro la trovo più informativa, nel senso più ricca di dettagli, più ricca di informazioni, più non ricca di battute, però il libro lo trovo più serio, che è assurdo perché sto scritto da Roald Dahl, però il libro lo trovo un attimino più serio rispetto al film. Ma Roald Dahl ha fatto una cosa magica con Matilde, ha creato un antagonista, che è ovviamente la preside, Trinciabue, molto fisica. Ok, non è... sì, indubbiamente la Trinciabue è un che di psicologico, che se tu la vedi da bambino, ma anche se leggi il libro a 20 e passa anni, hai paura di lei per il resto dei tuoi giorni, perché ti entra dentro psicologicamente, ma è anche il tipo di cattivo che ti prende e ti lancia, e lo fa all'interno del libro, che ti punisce, cioè è fisica la Trinciabue, tu hai paura di lei perché è una donna imponente, tu hai paura di lei perché se ti tira un ceffone, tu da Bologna arrivi fino ad Arnesano. E sebbene Roald Dahl sia un autore estremamente bravo e quindi riesca a farti sentire la fisicità del nemico, quando lo vedi sullo schermo, quando vedi quella fisicità brutta sullo schermo, è tutt'altra cosa. Trovo che appunto il film abbia questo grande punto di forza, che aveva un antagonista più cattivo all'interno del film, e secondo me la grande forza dei film, cioè perché è bello un film, perché ha un antagonista figo. Potete metterci qualunque eroe all'interno di un film, potete mettere qualunque bellissima fotografia, bellissimo montaggio, costumi bellissimi, ma se non c'è un cattivo, che è veramente cattivo, che ti fa paura, che ti affascina, allora il film è nullo. E visto che qui abbiamo un cattivo che spacca, ecco perché Matilde sei mitica, è una trasposizione cinematografica bellissima. Al terzo posto una trasposizione in serie TV. So che questo video si chiama Libri al Cinema, o probabilmente si chiama Libri al Cinema, ancora non ho precisamente deciso come chiamerò questo video. Comunque, quando sono andata in libreria a vedere i titoli, a guardare i film, eccetera, io e questo volume ci siamo un attimino scambiati degli sguardi e non potevo poi lasciarlo lì. Il libro in questione è Curtain di Agatha Christie. Ho scelto questo libro a caso tra tutti gli Agatha Christie che ho, semplicemente perché sulla copertina chi c'è? C'è David Suchet, ovvero il protagonista della serie TV dedicata a Poirot, di una delle serie TV dedicate a Poirot, però indubbiamente la più bella, ed è effettivamente quella che vi consiglio. Magari qui da qualche parte metto una locandina della serie TV, David, perché siamo amici, è da quando ero bambina, ma proprio piccola, tipo da quando avevo 5 anni, che lo guardo interpretare Poirot, per cui sento che abbiamo un rapporto speciale.
David ha interpretato Poirot per tantissimo tempo. Innanzitutto, se non avete mai letto un romanzo di Agatha Christie, male, malissimo. Magari vi linko nelle schede nell'info box la mia recensione di 10 piccoli indiani, che secondo me è il romanzo perfetto di Agatha Christie al quale partire. Dopo quello lì, o anche prima di quello lì, però vi dovete dedicare ad uno dei romanzi della serie di Poirot. A me i detective letterari, quando sono i classici detective letterari, nel senso Sherlock Holmes, Poirot, Miss Marple, piacciono, però per me Poirot vince su tutti. Indubbiamente, gran parte del mio amore per Poirot deriva dal fatto che io sono letteralmente cresciuta, ma letteralmente cresciuta, guardando la serie TV a lui dedicata. E quando sono diventata poi adulta e ho cominciato a leggere i romanzi di Agatha Christie, mi sono resa conto del perché quella serie TV mi abbia incollata. In realtà la guardavo perché la guardava mia madre, però effettivamente io lì ci rimanevo, nessuno mi obbligava a pistola punta dalla testa a guardarmi l'episodio. Perché è così forte? Perché è molto molto difficile far prendere vita un personaggio, nel senso che tu leggi un libro e quando ne guardi la trasposizione, l'attore che lo sta mettendo in scena apporterà sempre delle modifiche, o il regista, o la situazione non sarà mai quel personaggio lì del quale tu hai letto, che tu ti sei immaginata. David, perché continuiamo a rimanere grandi amici, è esattamente, cioè vi giuro, esattamente il Poirot letterario. Tu non puoi immaginare Poirot in nessun altro modo, perché la Christie ha una tale capacità di descrizione del personaggio, delinea in un modo talmente perfetto e preciso e chirurgico il personaggio di Poirot, che Poirot può essere solo in un modo nella tua mente, e l'attore lo ha interpretato esattamente in quel modo. E lì c'è tutta la magia di Poirot, perché poi alla fine all'interno degli episodi sono episodi più o meno belli, alcuni dei casi che sono rappresentati nei libri vengono rappresentati in un altro modo negli episodi, ma tutto, il fulcro, quello a cui gira tutto attorno, rimane comunque la figura di Hercule Poirot. E se quella lì rimane effettivamente simile, uguale, identica all'originale, allora lì hai il vero Poirot, hai esattamente il Poirot che Agatha Christie ha immaginato la prima volta, quando per la prima volta le è venuta in mente la scintilla per scrivere di questo detective. Ed è una cosa per la quale ringrazierò sempre, perché è una cosa che non mi è mai più capitata, e forse non mi capiterà mai più, di vedere un attore che interpreta un personaggio e dire quello è esattamente il personaggio del quale io ho letto nel libro. Al quarto posto, un libro slash film slash serie TV che mi sembra di nominare continuamente. Mi dispiace se voi mi seguite assiduamente, però in un video del genere non potevo assolutamente mancare Orgoglio e Pregiudizio. Io qui, a livello libresco, ho una delle mie 4-5 copie di Orgoglio e Pregiudizio, si nota che è uno dei miei romanzi preferiti, e ovviamente scritto da Jane Austen. Questa copia qui fa parte della collana Oscar Classici Mondadori al prezzo di ben 12.000 lire, non c'è nemmeno il prezzo in euro, probabilmente questa copia qui era di mia madre, le l'avrò rubata. Mentre per quanto riguarda il film, ho qui il DVD della versione del 2005 di Joe Wright, però effettivamente il mio cuore è diviso a metà, e non so se mi piace più questo o la miniserie TV che la BBC ha fatto nel 1995. Io trovo che entrambi siano degli ottimi esempi di Orgoglio e Pregiudizio, nel senso la rappresentazione della trama mi piace particolarmente in entrambi. Se non avete mai letto Orgoglio e Pregiudizio, magari siete interessati, ma sapete, spesso e volentieri capita di voler leggere un libro magari perché è un classico eccetera, ma non trovare la spinta finale a farlo, magari perché lo vedete solo come una storia d'amore eccetera. Io vi consiglio assolutamente di guardare il film o la serie TV, perché spegnerete e vi andrete a prendere il romanzo, lo andrete a comprare in feltrinelli, vi siederete e comincerete a leggerlo. Ma effettivamente io trovo che entrambi abbiano i loro pregi e i loro difetti, non tanto difetti, ma trovo che qualcosa che ha il film non ce l'ha la serie TV, per cui è viceversa. Per cui trovo che entrambi si equivalgano a loro modo. Per quanto riguarda il film del 2005, quello che ho apprezzato particolarmente è sicuramente la fotografia. C'è un lavoro di fotografia all'interno di Orgoglio e Pregiudizio, di questa versione qui, spettacolare. In più lo trovo anche un attimino più smanicato, se mi passate il termine, rispetto all'edizione del 1995. Keira Knightley mi piace moltissimo in questo film, ma in realtà tutto il cast è Donna Sutherland, c'è, non mi sta venendo il nome, Rosamund Pike nel ruolo di Jane. Io trovo sia effettivamente un lavoro super ben fatto, e trovo che soprattutto i costumi, la fotografia, il montaggio, cioè le musiche sono magnifiche.
riempiano un po' quelli che sono i difetti della serie TV, perché per me il grande difetto della serie TV, nonostante io la ami alla follia e continuo a riguardarla ogni volta che ne ho tempo, ogni volta che ne voglia, è che è un po' datata. Nel senso, non per forza un film o una serie TV vecchia devono smettere di piacere dopo 8 anni, però io trovo che la serie TV della BBC abbia un qualcosa di un po' datato, e se quel vibe a voi non piace, io penso vi posso un attimino trattenere dal buttarvi nel mondo di Orgoglio e Pregiudizio, per cui io consiglio il film. Ma quello che apprezzo di più della serie è una recitazione migliore. Per carità, Keira Knightley, tutto il cast, fantastici, bellissimo film, ma vorrei dire oggettivamente, ma non posso perché rimane comunque una mia opinione personale, Mr. Darcy nella serie della BBC con Colin Firth è finito lì. Quindi io vi dico, guardateli entrambi ed entrambi vi faranno venire voglia di leggere. Ce l'ho anche al contrario, Orgoglio e Pregiudizio. All'ultimo posto un film per cui non ho né il libro né il DVD. In realtà il DVD ce l'ho, non ho idea di dove sia andato a finire, lo devo assolutamente ritrovare perché ci tengo troppo. È un DVD che ho da quando andavo tipo in seconda media, per cui perderlo veramente mi farebbe male al cuore. Il libro non l'ho mai avuto, conto comunque una volta o l'altra di recuperarlo, e sto parlando di Mean Girls. Mean Girls è un film, una commedia americana diventata super famosa, che ormai è più di una decina d'anni che è uscito, mamma mia! È una cosa che mi fa sentire vecchissima, perché Mean Girls mi sembra uscito ieri, però effettivamente se ho il DVD dalla seconda media significa che è passato un bel po' di tempo. Ed è tratto da un saggio chiamato Queen Bees e Wannabes di Rosalind, ve lo dico subito perché non me la ricordo mai, Rosalind Wiseman. Praticamente Tina Fey, che poi è la sceneggiatrice del film ed è anche colei che appare comunque a un ruolo all'interno del film, ha preso questo saggio che parlava di popolarità nei licei, anche di bullismo nei confronti di chi non è popolare nei licei americani, e l'ha trasformato in una delle commedie di culto del cinema americano. Io non so se vi è mai capitato di vedere Mean Girls, non so se frequentate l'internet come lo frequento io, ma sono passati 10 anni, più di 10 anni, dall'uscita di Mean Girls e ancora c'è gente che lo cita, compresa me. Perché trovo sia importante da vedere? Perché è divertente, perché è dissacrante, perché sebbene nelle sue diciamo situazioni anche un po' al limite dell'inverosimile, perché non tutto quello che accade in Mean Girls è inverosimile, ma stiamo parlando comunque di una commedia americana, offre uno spaccato veramente molto interessante di quello che è l'adolescenza, di quello che è il classico liceo americano come tutti noi lo percepiamo, nonostante non siamo mai stati in un liceo americano, e offre anche uno spaccato molto interessante della popolarità, di quel che serve per essere popolari e di quel che bisogna sacrificare di se stessi per essere popolari. Io lo trovo un film che, per quanto abbia battute sconce, battute divertenti, battute che intanto sono un pochino da cliché banali, trovo che abbia una profondità che il 99% delle commedie simili non ha, e trovo che questo sia dovuto al fatto che c'è Tina Fey dietro. Tina Fey è l'autrice di Bossy Pants, sarebbe la sua autobiografia, ve ne ho parlato in uno scritto da una femmina, vi linko quel video lì nelle schede e nell'info box. È una comica americana estremamente capace ed estremamente famosa, e indubbiamente creare un film così di culto ha aiutato tantissimo la carriera di Tina Fey, ha aiutato a farla diventare mainstream, ha aiutato a farla diventare un simbolo della commedia americana. Lettori, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre trasposizioni cinematografiche preferite, o se volete che questa qui diventi una serie sul mio canale. Io in ogni caso vi mando un bacio e ci vediamo giovedì.